Ciao a tutti, Coach, ben ritrovati dal vostro Andrenic91. Continuiamo Sonic Forces una volta per tutte, perché comunque sia davvero passato tantissimo tempo dall'ultima volta che ho caricato un video di Sonic Forces e quindi insomma è ora di riprenderci un pochino la mano. Volevo caricare, a dire il vero, Super Mario Odyssey, però ho preferito continuare con Sonic Forces. Torniamo alla fase 19, Red Gate Bridge, iniziamola. Non mi piace starmene con le mani in mano, ma dobbiamo aspettare che Tails torni qui. Non essere pessimista, Metal Sonic è stato visto in città. Metal Sonic è stato visto in città? Perché dovrebbero preoccuparsi di creare una copia di qualcosa che non è reale? Potrebbero solo costruirne di più. In ogni caso ci penseremo noi. Andiamo, collega. Quindi un'altra fase con Sonic e il mio avatar. Controllare Sonic e l'avatar insieme è davvero bello. È molto divertente. Specialmente quando facciamo il super turbo. Ah, però in 2D. Attenzione! Metal Sonic è lì intorno! Magari mo Cosa? cambia. Non lo vedo da nessuna parte! Oh! È un pelo! Bel lavoro, collega! Continua così! Già finito? Ok. È giunta la tua ora! Wow! Non possiamo lasciare che si scatenino per la città. Oh, ottimo. Ah, ok. Oh, Quindi Metal anche questo Sonic. è grazie al rubino fantasma, eh? La nuova invenzione di Eggman è davvero un'arma. Vai, Metal Sonic. Tu non ce lo sai che ti faccio male. Dai, su! Ah, non c'è più il turbo. Accidenti. Vabbè, lo ricarico con i Whisper. Ok, dai, distruggiamo tutti quanti i suoi amichetti. Così io posso attaccare. Dai, però. Eccolo! Eccolo, va, 2 e 3. Si è incazzato. Cioè, lo stavo quasi superando in velocità. Oh mio Dio! Oh! Oi! Vabbè, però se lui si scappa appena mi avvicino. Eccolo, 1, 2 e 3. Perfetto, ogni tre colpi facciamo male. Ok, rimane lì fermo. Ah, no, si è fatto i tuoi amichetti, sono arrivati. Ah, niente. Io qua preferisco andare piano, evitare tutti quanti. Evitare di farmi male, ma... Dai, ecco, che miseria. Eccolo, dai, ci siamo. Altri due attacchi mirati a lui e poi è fatta. Ok, Avanti, collega. infatti Quando manca uniamo le l'ultimo. forze, siamo imbattibili. Ok, eccolo. Turbo doppio. Turbo Ok, perfetto, doppio. al massimo. Wow. Ovviamente questo Metal Sonic era l'illusione. Non era il vero Metal Sonic. Anche perché sarebbe un po' difficile che fosse il vero Metal Sonic, a dire il vero, eh. Bonus missione giornaliera attivato. Ottimo. Ci stiamo riprendendo pian piano il terreno. Grande. E quindi, Segreta 2. Pannello evanescente 1, oppure missione 20, Guardian Ce l'ho fatta, Rock. Sonic! Ho capito come fermare il rubino fantasma! Oh, forse è una Ottimo lavoro, missione Tails! da boss. Secondo questi dati, il rubino fantasma richiede un'incredibile quantità di energia, che solo il Death Egg può fornire. Se blocchiamo il trasferimento di energia, boom! Il rubino fantasma diventa quasi inutile! E come? Per quanto ne so, il Death Egg è una struttura molto fortificata. Molto fortificata. Giusto, ma ho pensato a un piano. Innanzitutto, distraiamo Eggman. Mentre è distratto, usiamo il computer a Chemical Plant per accedere ai sistemi delle armi del Death Egg e disattivarli. Senza le armi, distruggere il Death Egg sarà un gioco da ragazzi.
E senza The Tag, il rubino fantasma sarà quasi inutile. Beh, è talmente folle che potrebbe funzionare. Prima ci serve un diversivo. Allora, ci penso io. No, Knuckles, ti distrai facilmente già da solo. Non è la caratteristica adatta per questa occasione. E poi sei il nostro comandante. E la spina? Eggman non se lo aspetterebbe mai. Potrebbe persino confonderlo un po'. Vabbè, non mi aspetta, ma non è che si rincoglionisce. Questi sono i tuoi ordini, spina. Eggman avvierà il suo piano tra un giorno, quindi diamoci una mossa. Che faccia ha il mio per... Guardian Rock. Spero sia... non sia un boss, perché... Da quando sembrava non era un boss, però non si sa mai. Si corre. Fonte di calore non identificata. Si richiede analisi. C'è un ragno gigante in movimento. Oh! I segnali di energia sono fortissimi. Eggman aveva un'arma nascosta nella manica. Beh, la musichetta è bella, però. Cioè, più che Eggman a confondersi, qua sono io. Ah, non ho il flash. Se avessi avuto il flash potevo fare il light dash e prendere gli anelli tutti quanti in fila senza aspettare che arrivasse la piattaforma. Anche se già li attiro per conto mio, So che quella sarà sbagliata, ma volevo provare lo stesso a vedere cosa c'era. Ah, beh, sono stato cascato. Vai, via. Vai. Tutti distrutti, ottimo. Oppla. Al pelo preso, Non salta! Ok, andata. Ok, grande. Calma, con la calma. Mannaggia la morte. Ecco, no, perché dico non vedo come farlo. Quanti robot Eggman. Il ragnone. Devo scappare o devo... Oddio, questi in lineare li odio. Ah, cosa è LR? Ah! Ma... Come? Ora vedo, perché prima non riuscivo a vedere bene dove cavolo lanciasse quei cosi. Se solo capissi dove guardare sarebbe tutto più facile. Ok, vai! Alla Spider-Man. Ah, sta avvitando. Arrotolando. Non so come cacchio dirlo in un altro modo. Mi sta legando le zampe. Mamma mia. Purtroppo devi guardare in alto per capire dove cascano i blocchi che ti possono far perdere. Quindi praticamente ora ad ogni episodio ci riprendiamo un pezzo di terra? Sarebbe giusto. Blocco bomba 1, fase segreta 3. Network Terminal, Chemical Plant. Come se la cava la spina con il diversivo? Finora tutto bene. Dovremmo trovare un soprannome più adatto se continua a questo livello. Ora dobbiamo andare ai computer di Chemical Plant e disattivare il sistema delle armi del Death Egg. Perfetto. Stavo aspettando il mio turno con ansia. Well, con Sonic, ottimo. Non so perché, ma i livelli con Sonic mi piacciono un sacco. Più di quelli che uso col mio avatar. Non dico che la scelta dell'avatar non sia stata buona, però... potevano sfruttarla in un modo un po' diverso. Ricevuto, non sanno cosa li aspetta. Inoltre i controlli del gioco sono un pochino fatti male.
se devo essere sincero. Non sempre ti aggancia i nemici, oppure non sempre ti aggancia i bumper, quindi insomma è un po' una seccatura. Però vabbè, tutto sommato a me i giochi di Sonic bene o male sono sempre piaciuti. E comunque sia, il gioco sta giocando da solo praticamente. Cioè io sto solo muovendomi a destra e a sinistra, non sto facendo altro. A parte morire male, perché il gioco non ti aggancia il bersaglio. Oppure se lo aggancia male. Allora eccoci qua, vediamo se mo ce la facciamo. Eccolo qua, devi proprio essere preciso al pelo. Ok. Grande Sonic, proprio. Ok, sono dentro. La sala computer è più avanti. Da lì dovresti riuscire a disattivare il sistema. Oppala. Cioè, sta facendo tutto quanto da solo. Io non sto giocando, ragazzi, davvero. È il livello più auto. Cioè, si gioca da solo davvero. Io sto facendo poco e nulla. Oh, piano. Anche a morirci male. Eccoci. Ce la stiamo quasi facendo. Ok. Ah sì? Ottimo. Che poi il defag, io la prima volta che mi ricordo che comparve fu in Sonic CD o CD, come vi pare chiamarlo. Proprio la prima volta in cui apparve. Poi magari mi sbaglio, però io quello che mi ricordo, il defag apparve in Sonic CD, dove appunto comparve anche Metal Sonic. Questa fase 21 è stata un po' particolare, devo ammettere. Non capivo. Oh, abbiamo superato Eggman. Piano piano vinciamo tutto. Cannone plasma 1. Ci sono un sacco di missioni segrete, magari alla fine le gioco tutte quante alla fine. Defag. Defag è disattivato. Tocca a te. Vai. Con Sonic distruggi il Defag e interrompi il flusso di energia. È molto più facile a dirsi che a farsi. Si tratta del Defag. Non preoccuparti, l'altro Sonic. L'altro Sonic. Controllo. Non Sonic classico, l'altro. Quindi ci aspetta una cosa in 2D. Vabbè, mi piace. Questo è il Sonic che sicuramente si ricorda del Defag. Il Sonic dei tempi andati. È sicuramente lui. Le difese sono ancora attive. Pensavo le avessimo disattivate. Forse hanno attivato un sistema di riserva. No problem, se ne occuperà Sonic. Ah, salta con B, è vero. Che cosa? Boh. Vabbè, l'importante è che si va avanti. Ok. Sembra che non ce la faccia a saltare. Ah. Ecco. Oh mio Dio. Eccoci qua. Non so se sto andando all'incontrario o sto andando bene. Dai, su. Faccio fatica a controllarlo. Mannaggia la morte. Ok, eccoci, ok. Ecco, ho preferito aspettarmi un attimino la strada. Vai, grande. Almeno posso camminare tranquillo lì. È un inferno. Mi sta dando alla testa. Cerca di stare calmo. Vai, mo. Voglio spaccare tutto e sbarazzarmi di questo posto. Dai. Però è bella sta parte
con la gravità invertita. Dai, qua. Oh, gravità normale, meno male. Cos'è? Io giuro che non ci sto capendo più nulla. Davvero, ragazzi, più gioco meno ci capisco sti ultimi livelli. Non ho idea. Però è bello. Eccolo qua un altro. C'è un'altra parte invincibile. Ah sì, ecco perché. Mamma mia! Non ho parole, io sinceramente non so che dire a proposito di questa parte. Grado S non so come, con un anello e 3 minuti e 56, che ho perso tantissimo tempo lì le piattaforme con la gravità invertita. Mancano 5 ore all'esecuzione del piano. Infinite, facciamo una ritirata strategica, rimettendo in campo le nostre forze. E per ritirata strategica intendi dire? Scappiamo subito con la coda tra le gambe. Sono molto irritato da tutto ciò, dottore. Teo del becco, seguimi! Aspetta! Vediamo a quanto dovremmo stare ora di percentuale di territorio conquistato ora che il Death Egg. Praticamente mancheranno due fasi. La fase 23, credo, e la battaglia contro, appunto, Infinite, la battaglia finale. Capsula volante extra di Green Hill 1. Facciamo questo e poi, non so, finiamo il video, ma vediamo cos'è questa capsula volante. Oh! Tipo i Lakitu che mi inseguono. Poi invece dei Lakitu ci stanno le mine. Ok, ci siamo forse. Ma perché? Ma non ha senso sta cosa. Così, questo era quanto. Cioè, più che altro, non è che è difficile, è palloso. Cioè, questo è il livello palloso. Facciamo anche la fase 23. Missione compiuta. Il segnale del rubino fantasma si è indebolito molto. Ora l'arma migliore del dottore dovrebbe essere bloccata. I Sonic ci hanno fornito un'ottima occasione. Non possiamo sprecarla così. Questo è il momento che aspettavamo. È ora di saldare il conto. Ora che il rubino fantasma non ci minaccia più, potremo schiacciare quella testa d'uovo di Eggman. Sì, ma non dovresti fare i conti senza l'oste. Rouge ha ragione.
Eggman e Infinite sono ancora nei paraggi. Non possiamo abbassare la guardia. Facciamo in modo di andare a casa tutti interi, ok? Ok, va bene. Ma penso che l'ultimo nemico sia Infinite e non Eggman. Alla torre centrale. Ah, invece sì, Eggman. E andiamo, Metropolitan Highway, a Metropolis. Boh. Stiamo comunque sia molto vicini alla conclusione a questo punto. Lottiamo per riprenderci il nostro mondo. Non fermatevi, non voltatevi. Siamo con Modern Sonic. Sulla nostra missione. Il che significa che posso fare lo spin dash quanto voglio. Preso anche due anelli rossi, wow. Quella! Ah, vanno solo in aria, non vanno a inseguimento, meglio così. Ottimo. Catturiamo Eggman. Vinceremo. Scopri dove si trova Sonic. Noi ti daremo una mano il più possibile. Non so dove sono andato a finire. Più possibile. Ah, ma da qui si può cascare, ecco perché. È il mio hobby preferito. Lo troverò molto presto. Oh. Bene, bene, bene. Sembra abbastanza... Mamma mia, che paura. Cosa? Ma dai, bastardi. Dai, l'hanno messo apposta lì. Wow! Che paura! Sì, va bene però. Ok, ci siamo. Ah, allineare, ok. Pensavo fosse... Wow, di quanto non cascavo! C'ero molto vicino. Porca miseria. Eccolo va. Oh mamma mia. Certi livelli sono proprio divertenti, ma... Ah, non lo so ragazzi, non lo so, c'è qualcosa di sbagliato in questo gioco, mi sto rendendo conto che c'è qualcosa di sbagliato. Wow, fase 24, Null Space. Ah, però, beh, io direi che questo video cuccio può anche concludersi qui. Il gioco mi piace, però comunque sia ci farò una critica a fine gioco, farò una critica perché comunque sia mi sta piacendo, però c'è qualcosa di veramente sbagliato che va detto e che nessuno ha detto in altri video che ho visto. Quindi come sempre vi ringrazio per aver seguito anche questo video, che spero vi sia piaciuto. In descrizione come sempre link per Twitter, se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi, e ci vediamo domani con un nuovo video. Bye bye!